E bentornati per un nuovo video. Oggi parliamo di scarpe fondamentali da avere nella scarpiera, nel proprio armadio, da fare ruotare con tutto il guardaroba. Video legato assolutamente a quello che abbiamo fatto in precedenza dei 10 capi funzionali e fondamentali per avere un guardaroba capsula assolutamente da far ruotare tutti i capi mix and match. Quindi oggi ti mostro, secondo me, le scarpe che ognuna di noi dovrebbe avere nell'armadio per la primavera e per l'estate, da far girare con tutti i capi che ti ho mostrato l'altra volta, quelli basic ovviamente. Prima di iniziare il video, però, voglio spendere due parole per chiarire un concetto e per mostrarti due cose. Nei video precedenti ho letto uno o due commenti in cui si precisava il fatto che io spingo agli acquisti, che io consiglio gli acquisti. Intanto consigli per gli acquisti mi sa un po' di Mike Buongiorno degli anni 90 e già, diciamo, ne è piena la televisione. Il mio canale è fondamentalmente basato sulla condivisione. Vi spiego cosa sono le collaborazioni su questi canali YouTube. Le collaborazioni, per quanto mi riguarda, sono delle possibilità, delle occasioni che un'azienda ha tramite un canale YouTube di poter mostrare il proprio prodotto e quindi il canale diventa una finestra. La mia finestra, quindi la finestra di casa mia, funziona così. Funziona che intanto io è inutile che lo nego, sono stata contattata da diverse aziende e molto spesso ho rifiutato delle collaborazioni perché non mi piacevano i prodotti, non li ritenevo meritevoli e non mi piaceva mettere la mia faccia con quei prodotti. Quindi nel mio canale vedrete soltanto cose che io ritengo meritevoli e che apportano un beneficio nella vita delle persone, oppure che sono talmente carine che io voglio condividere con voi questa cosa. Secondo poi, alcune aziende chiedono tante cose, alcune no, quindi nel mio canale ci sarà assoluta libertà e io accetterò collaborazioni che mi lasciano libera di decidere assolutamente se parlarne, se non parlarne, come parlarne, eccetera, eccetera. E quindi, chi mi conosce da tempo sa che il mio canale è assolutamente un canale, esattamente con me, trasparente, vero, che non vi invoglierà mai a comprare delle cose che non ritengo che siano assolutamente valide. Poi, ovviamente, chi sta dall'altra parte, voi che non siete dei burattini, avete la capacità di capire se ciò che io, di cui io parlo e per me va bene non è nelle vostre corde, non è nelle vostre esigenze o non è nel vostro portafogli, per esempio. E spero, per esempio, più in là di mostrarvi delle alternative a dei prodotti di cui vi ho parlato molto bene, ma che magari sono molto cari. Detto questo, oggi voglio spendere due parole per un'azienda così carina, così delicata, che si è abbussato alla mia porta in maniera così discreta, senza chiedere niente. E inizialmente devo dire, l'avevo anche ignorata. Poi sono andata un attimo nel sito a curiosare e ho trovato una cosa che cercavo da tempo e che, se voi vi ricordate, nel video di Natale vi avevo mostrato la collanina, quella con le stelline, e cercavo un braccialetto che non mi facesse spendere un patrimonio, perché anche la collanina era costata molto poco, me l'avevano regalata. E subito mi è venuto all'occhio questo braccialetto, che ora vi faccio vedere. E ho pensato che davvero era proprio un segno. Sono andata un po' ad approfondire e ho visto che intanto è un'azienda, come dire, che si occupa, che ha anche un'attenzione verso l'ambiente, quindi loro piantano un albero per ogni cosa venduta. E così è scritto nel sito e io non ho motivo di non credere. E quindi la cosa mi è particolarmente piaciuta. La cosa che mi è piaciuta ancora di più è stato che danno un'ampia possibilità: dorato, argentato, oro rosa, nero e tanti tipi di stili, quindi un po' più composto, un po' più sportivo, un po' più stravagante. Io ho scelto due cose, loro mi hanno dato la possibilità di scegliere due cose, quindi ho scelto io il braccialetto che ti ho mostrato e questa collanina, che è una doppia collanina formata da un cerchietto pieno e un cerchietto un po' più grande vuoto. Io li ho scelti in argentati perché a me piacciono così, ma ho dato particolare attenzione, quindi mi sono assicurata che tutti questi monili siano assolutamente protetti dall'acqua della doccia, dall'acqua del mare, che non diventano neri come mi è successo in passato con altre cose. Detto questo, arrivano in una scatolina deliziosa, che dentro ha un pensiero positivo.
Dentro a un pensiero positivo di una persona, diciamo, abbastanza famosa, qui ce n'è un altro. E quindi mi è piaciuta intanto la loro discrezione, la loro, hanno bussato veramente in maniera discreta, non hanno chiesto niente, mi hanno mandato queste due cose e io le ho ritenute molto carine, molto graziose e quindi ti lascio il link sia dell'azienda che dei due oggetti e un codice sconto. Tu sei libera di andare a curiosare o no, di guardare o no, di comprare o no. Io condivido soltanto la mia esperienza come ho risposto al commento. Detto questo, spero, diciamo, di trasmettere davvero trasparenza e verità nel mio canale, che è quello fondamentale a cui tengo particolarmente. Passiamo alle scarpe. Allora, velocemente, ti dico le scarpe che per me sono fondamentali in una scarpiera di una giovane ragazza, giovane donna o anche di una donna che ha la sua età. Primo, che magari non è condivisibile da tutti, ma che per me è fondamentale e ha un utilizzo infinito. Le sneakers, che prima si chiamavano scarpe da ginnastica, adesso in realtà non sono scarpe da ginnastica perché sono proprio scarpe da passeggio. Scarpe da passeggio che, come ti faccio vedere qui su, hanno particolari usi, quindi tu le puoi mettere per esempio con il classico jeans ed essere molto sportiva. Con i pantaloni morbidi, di quelli che cadono proprio morbidi morbidi, ed essere sempre sportiva però briosa. Li puoi mettere con un pantalone a sigaretta molto molto composto, una giacchetta ed essere assolutamente distinta e raffinata. Così come li puoi mettere con gli short, con la gonna jeans, li puoi mettere in infiniti modi e sono un capo che ti salva davvero i piedi, la comodità, la praticità. Passiamo alle seconde scarpe fondamentali. Secondo me, e queste sono un po', diciamo, una chicca, è un paio di stivaletti primaverili. Sai, questi stivaletti morbidi che puoi adoperare in tanti modi. Li puoi adoperare con i jeans, con un vestitino, con una gonna corta. Li puoi adoperare anche con i pantaloni un pochettino più composti, perché se li scegli di un colore adatto al tuo guardaroba, che magari può essere un grigio polvere oppure un beige, neri li vedo un pochettino più resistenti alla primavera, però dei colori molto chiari li puoi fare girare, ruotare davvero in tantissimi modi, sia con le gonne lunghe che con le gonne corte, che con i pantaloni a sigaretta, che con i pantaloni un pochettino più larghetti. Ovviamente il tessuto e l'altezza del tacco la decidi tu in base alle tue esigenze. A me piacciono i tacchi larghi. Inutile dire che in una scarpiera ci deve essere un paio di décolleté. Io personalmente amo le décolleté accollate, quindi diciamo che non siano assolutamente, che non sfiorino le dita e che abbiano un tacco rigorosamente largo, se è quadrato ancora meglio per i miei gusti, però ovviamente ognuno, però dico la forma del décolleté secondo me è una forma di scarpa che allunga il piede, che sfila la gamba e che ovviamente puoi indossare in tanti modi. Lo puoi indossare con la gonna corta, con la gonna lunga, il polpaccio, lo puoi indossare con la gonna larga, con tanti tipi di pantaloni e puoi essere sia sportiva che elegante, oppure uno sportivo composto, come dico io. Il colore delle décolleté primaverili secondo me sono sempre anche un po' chiare, magari un beige, un color nude, ma nere, anche se un décolleté nero nella scarpiera è sempre d'obbligo, però lascio, diciamo, il colore è assolutamente personale. Un altro paio di scarpe che sicuramente in moltissimi riterranno necessarie e indispensabili nella propria scarpiera sono le ballerine e i mocassini. Allora, ti dico quello che penso io e come mi vesto io, che magari non sarà come ti vesti tu, però io mocassini e ballerine non le so portare perché proprio non mi ci vedo, però penso che siano, diciamo, molto molto portate e allora io ti propongo un'altra, io ti propongo un'alternativa, vediamo se
ti può essere utile o meno. Io adopero delle ballerine che non sono ballerine perché in realtà sono molto accollate e hanno un minimo di, diciamo, un minimo di altezza, un minimo di para. Sono delle scarpe che risultano sia sportive che composte, come dico in genere io, perché le puoi abbinare a tantissimi outfit, le puoi mettere con la gonna, le puoi mettere con i pantaloni, li puoi mettere in maniera sportiva oppure anche in maniera un po' più composta. Tutte le scarpe di cui ti parlo ora sono veramente, veramente versatili. E quindi questa ballerina accollata, che può essere, diciamo, usata secondo il tuo stile, è alternata con una ballerina o con un paio di mocassini, sono delle, dei tipi di scarpe che secondo me non devono mancare. Per quanto riguarda i sandali, io ti propongo due paio di sandali, un paio bassi che per esempio puoi usare in tantissime occasioni, quindi con i pantaloni, con le gonne. E questi io li ho comprati per esempio l'anno scorso argentati, in modo da poterli sfruttare davvero in tantissimi modi. Un paio di sandali jolly e li ho usati tantissimo. Non devono mancare neanche i sandali con il tacco, tacco che tu puoi scegliere l'altezza, ma io ti consiglio di sceglierlo largo, perché il tacco largo ovviamente è più comodo, il tacco largo ti consente di fare tantissime cose, anche di correre, e il modello ovviamente lo sceglierai tu. Io ti consiglio di scegliere un colore neutro che può essere un beige freddo o chiaro, secondo se il tuo guardaroba è con i toni caldi o con i toni freddi. Io per esempio sceglierò un sandalo beige freddo in modo da poterlo far aggiustare con tutto. E, i sandali possono essere davvero sfruttati in mille modi. Anche questi si possono mettere con le gonne lunghe, con le gonne corte, con i pantaloni a sigaretta o con i pantaloni un pochettino più blusanti. Quindi, queste secondo me sono le scarpe che in una scarpiera che va incontro all'estate e alla primavera. Sono dei modelli fondamentali. Io spero di averti dato qualche spunto per far diventare il tuo guardaroba comprensivo di scarpe, pratico, funzionale e versatile. Io ti ringrazio per essere rimasto con me fino alla fine e spero che il video ti sia piaciuto. Metti un bel pollice in su e iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Io ti ringrazio e ci vediamo al prossimo.